ma anche un altro artista rinascimentale può aver inserito nelle sue opere messaggi segreti simili. Raffaello. Solo non erano obelischi o sfere di fuoco. E questo conduce all'ultimo braccio della croce del cammino dell'illuminazione. Nella cappella Chigi, la tomba è abbellita con delle piramidi, che sono atipiche per una tomba rinascimentale. Furono disegnate da Raffaello, che lavorò come architetto e scultore per la cappella all'inizio del XVI secolo, e intendevano evocare la grandezza dell'antica Roma e di altre civiltà. Quando Raffaello progettò quelle tombe, stava pensando al valore simbolico delle piramidi, all'antico Egitto e alla cultura di Roma. Da un lato esse rappresentavano la perfezione, dall'altro l'idea della salvezza e dell'eternità. Dan Brown si serve di questo aspetto per fornire un altro indizio sull'operato degli Illuminati, l'elemento terra. Questo farebbe di Raffaello un cospiratore? Credo ci siano molte possibilità che uno di questi incredibili geni creativi sia stato membro di una società segreta. Indubbiamente questo vale per Raffaello e anche per Bernini. Credo che Bernini, Raffaello e molti artisti di quel tempo sarebbero stati considerati in termini moderni dei riformisti. Si fidavano ancora della Chiesa e avrebbero considerato le società segrete come un semplice segno dei tempi. Tuttavia volevano far conoscere le nuove teorie scientifiche e credo che Dan Brown voglia sottolineare anche questo nel libro Angeli e Demoni. Se Bernini e Raffaello sono vissuti molto prima della comparsa degli Illuminati, gli altri simboli lungo il cammino dell'illuminazione potrebbero avere delle connessioni con società segrete. L'Egitto è la fonte della simbologia degli Illuminati, che è piuttosto rilevante nel mistero narrato in Angeli e Demoni. Angeli e Demoni comincia con il protagonista Robert Landon, che sogna l'Egitto. Credo che Dan Brown utilizzi questo espediente nel romanzo per darci subito l'idea che l'Egitto e il simbolismo egizio avranno un ruolo importante nel libro. A Roma e in Vaticano, numerosi obelischi come questo si trovano fuori, all'aperto. Le loro origini sono pagane, eppure sono in uno dei luoghi più religiosi del mondo. Il motivo per cui sono qui risale all'inizio della cristianità moderna. Non è insolito vedere degli obelischi a Roma e camminando per la città ogni tanto se ne incontra uno. Se ci mettiamo a contarli, sono in tutto 13 ed è un numero maggiore di quanti ce ne siano in Egitto. In Angeli e Demoni anche gli obelischi tracciano il cammino dell'illuminazione che Robert Landon porta alla luce. Il professor Eric Johnson, insegnante di storia religiosa alla UCLA, suggerisce che c'è una ragione per cui la spiritualità egiziana sia stata così importante in un'Europa dominata dal cristianesimo e perché questi simboli sarebbero stati usati dalle società segrete. Durante il Rinascimento c'è molto interesse verso la cultura e la filosofia egiziana. Gli umanisti del Rinascimento ritenevano che l'Egitto fosse la culla di un'antica saggezza che era stata perduta e così fecero il tentativo di recuperare queste antiche conoscenze. L'obelisco di Piazza San Pietro pesa intorno alle 180 tonnellate. Così si dovettero costruire gabbie enormi per contenerlo e creare un passaggio rialzato lungo centinaia di metri. Fu un'impresa colossale. Furono impiegati migliaia di uomini e cavalli per riuscire a trasportarlo. Il più orrendo dei delitti descritti nel libro avviene ai piedi di questo obelisco. L'ultimo indizio è opera del Bernini, che nel 1656 realizzò una piazza che accogliesse 300.000 persone, un numero impressionante a quei tempi, una testimonianza del potere della Chiesa. L'indizio è questo rilievo ellittico, posto al centro della piazza, presso l'obelisco. Il vento di Ponente. Il fregio del vento di Ponente è situato in piazza San Pietro, al centro della piazza, al lato dell'obelisco, e rappresenta l'idea del vento che proviene da ovest, il vento di Ponente. Qui si potrebbero fare molti collegamenti con i simboli del cristianesimo.
Ciò che Dan Brown scrive nel suo libro sugli Illuminati, per renderceli un po' speciali, è che molta della loro simbologia, il loro modo di concepire il cosmo, i loro cosiddetti rituali e una serie di altre cose, sono presi in prestito dagli Egizi e dai Babilonesi, ma è qualcosa che facevano tutti a quel tempo. Forse riceverò delle critiche, ma è abbastanza ovvio, per chiunque legga la Bibbia sulla quale si basa il cristianesimo, che si tratta di un miscuglio di tradizioni orali, di vecchi racconti. Vi faccio un esempio classico. L'arca di Noè, che diede accoglienza a tutti gli animali. È una storia che i Sumeri già conoscevano, che sono antecedenti alla Bibbia di almeno 4.000 anni, e sulle tavolette sumere c'è scritta esattamente la stessa storia. La Chiesa si è impadronita di molti simboli. Alcuni studiosi ritengono che la croce cristiana sia un'appropriazione del simbolo egiziano di Ankh, che, come è noto, è una croce sormontata da un cerchio. Ormai era un simbolo logorato, come adesso è logorata la croce. Anche l'immagine di Cristo come pastore col suo gregge è l'appropriazione di un simbolo dell'antichità. La religione degli antichi egizi e il cristianesimo moderno sostanzialmente si differenziano in pochi aspetti. La religione egiziana era un culto fatto di simboli, e possiamo dire che anche il cristianesimo è fatto di simboli. Ad esempio, abbiamo il simbolo della croce, che è forse il simbolo più conosciuto oggi nel mondo. Gli esperti sostengono che un'altra grande differenza separa il cristianesimo dal culto egiziano. Il dualismo, soprattutto quello tra il bene e il male. Questo tema percorre tutto il libro Angeli e Demoni, che narra accuratamente anche l'epico scontro fra Chiesa e scienza, tra gli Illuminati e la religione ufficiale. Gli antichi egizi non consideravano le cose bianche o nere e non le vedevano nemmeno secondo la dicotomia yin e yang, ma come sfumature di grigio. Bisognava avere l'uno per avere anche l'altro. L'ordine e il caos dovevano essere uniti. Horus e Set, due divinità del pantheon egiziano, solo insieme potevano dare completezza al mondo. L'idea cristiana è che c'è un Dio buono e c'è il diavolo. Il primo è totalmente buono. Il secondo, totalmente cattivo. Perfino Set, il perfido dio egizio, non era totalmente cattivo. Aveva il suo posto nel Pantheon, aveva un ruolo nel benessere delle persone, rappresentava la loro parte peggiore e simboleggiava l'equilibrio. Gli egizi si fondavano molto sull'equilibrio, il cristianesimo no. Fra gli elementi della religione cristiana c'è una netta divisione tra cosa è bianco e cosa è nero. C'è un senso dell'equilibrio molto diverso: paradiso o inferno, Dio o il diavolo, e si è obbligati a scegliere fra due possibilità: stare con noi o contro di noi. È questa contrapposizione di elementi che differenzia il cristianesimo dalla religione degli antichi egizi. Un altro modo in cui Roma si trasformò in un luogo di culto di tutto l'impero fu avere templi dedicati agli dei che erano venerati nelle diverse regioni dell'impero stesso. Più tardi, quando il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero romano, fu normale che alcuni di questi antichi templi venissero convertiti in chiese cristiane. Fu uno di questi antichi templi pagani a diventare una delle basiliche più famose di Roma, il Pantheon. È visitato da centinaia di migliaia di turisti ogni anno, ma forse pochi sanno che quando alzano lo sguardo vedono il buco del diavolo. Ma adesso molti lo considerano un simbolo degli Illuminati. Il Pantheon ha un grande foro sul soffitto, che costituisce una falsa pista, conducendo Landon e Victoria alla tomba di Raffaello. Il cosiddetto buco del diavolo nel